Will Smith in quel momento storico era la movie star più importante e potente al mondo. Lui fu talmente tenace che impose alla Columbia di prendere me come regista di questo film. Siamo un po' più verbosi, un po' più emotivi di altre culture e nei miei film questo però non l'ho mai cercato di attenuare. Io ho sofferto moltissimo, mio fratello è nato quando io avevo 15 anni e ho avuto un rapporto con lui sinergico. Volevo esistere attraverso il cinema perché non ero riuscito a esistere nella società degli uomini quando ero adolescente, un po' perché ero timido, un po' perché balbettavo, un po' perché non riuscivo a capire bene l'orientamento di come si muovessero le relazioni umane. Ero rimasto spesso fuori dei giochi. Siccome io ero un cinefilo senza saperlo, perché una delle mie cose che facevo nella mia solitudine felice, e una delle cose che facevo di più era andare al cineclub sotto casa. Quindi mi sono nutrito di cinema per anni, in realtà senza pensare di fare il regista, ma pensando di fare il veterinario. Un giorno a 18 anni ebbi una rivelazione venuta dalla mia recita scolastica che mi fece capire che io dovevo fare il regista perché lì avrei potuto raccontare chi veramente ero e soprattutto qual era il mio sguardo sul mondo. Il mio esordio è stato molto solido in realtà, anche se nessuno ha visto il mio primo film perché era destinato a essere un TV movie, si chiama Ecco Fatto, ma è un film che rimase sotto traccia, però mise il carburante perché io facessi il mio secondo film, che è Come te nessuno mai, che andò al Festival di Venezia. Ci fu un tripudio, praticamente diventai la nuova promessa che mi traghettò verso l'ultimo bacio dove ci fu un'esplosione assoluta di consensi e di dissensi che furono la fortuna del film. Fu veramente un fenomeno di costume enorme e anche un punto di definizione del cinema italiano che era rimasto dormiente e anche decadente per una ventina di anni. Nasce con questo provino che io feci con Al Pacino, che doveva fare questo film tratto da un libro di Philip Roth che si chiama L'animale morente. Io lo vedo insieme a quattro attrici per capire quale fosse la studentessa di cui lui si innamorava. C'era Penelope Cruz, Hilary Swank, Rosario Dawson ed Eva Mendes. Nel frattempo Eva Mendes, che era l'unica che non avevo preso in considerazione, va a fare, dopo due anni, un film con Will Smith. E lei, che si era vista come le altre attrici, L'ultimo bacio, e se ne era innamorata effettivamente, deve aver fatto una testa così a Will Smith parlando di questo film, di questo italiano, che si chiamava L'ultimo bacio. Lui quindi, quando viene in promozione in Italia a parlare di Hitch, parla in realtà dell'ultimo bacio. La Columbia, quando poi li incontrai, erano molto indecisi se prendermi, perché ero un regista che parlava male inglese, non aveva mai fatto un film in inglese e Will Smith in quel momento storico era la movie star più importante e potente al mondo. Lui fu talmente tenace che impose alla Columbia di prendere me come regista di questo film, altrimenti lui sarebbe andato alla Warner a fare lo stesso film con me. La Columbia aveva già altri due o tre film da fare con lui, e ne aveva già fatti altrettanti come Men in Black, Bad Boys, eccetera. Si fecero il segno della croce e dissero: vabbè, prendiamo questo qua. E andò benissimo, naturalmente. C'è uno scambio fortissimo tra noi due, artistico e anche umano, che definisce fondamentalmente la mia carriera ma anche la sua, perché lui comunque in America viene fermato particolarmente per La ricerca della felicità, cioè è il film che lo ha collocato in una posizione dalla quale non viene dimenticato. Il rapporto che ho con Will, al di là delle mail scherzose, affettuose, quando arriva il compleanno, il Natale, quando gli fanno una cosa bella piuttosto che brutta, perché anche lì sono implacabile. Comunque, al di là di questo, in realtà il rapporto che ci lega è legato a un film che fondamentalmente è diventato un classico. C'è fu un momento che posso raccontare. Andai a casa sua, tra l'altro era lo stesso giorno in cui lui aveva detto di no a Inception. Comunque, in quella giornata poi a un certo punto camminammo un po' nel suo parco, ci sedemmo su un tronco e lui mi disse:
sono annoiato alle lacrime, che è una frase fortissima. I'm bored to tears. E questa cosa qua veramente mi spaventò, perché la noia e la solitudine che vivono le movie star è inenarrabile, perché sono circondati da yes men, da persone che devono servire e riverire, e loro diventano un po' quello che è il faraone, quello che è l'imperatore, al quale nessuno osa dire le cose come stanno. E paradossalmente il successo non dà sicurezza, ma crea paura della perdita del successo, quindi insicurezza. Tornato in Italia mi devo ricostruire, perché torno in un paese che avevo perso un po' di vista, avevo perso il senso assoluto di chi erano i nuovi attori, i nuovi registi, le mode, come la politica fosse cambiata, l'avevo visto da lontano. Cioè, il Vaffa Day io lo subii letteralmente come una cosa aliena, perché venivo da un mondo in cui se dicevi fuck off o fuck in un film più di una volta il film veniva censurato. Per raccontare l'Italia capisco che la famiglia è il punto che non ha tempo, è il centro di tutto, per cui raccontare la famiglia in A casa tutti bene è stato illuminante, perché non dovevo fare i conti con quello che era il paese politico. Non raccontavo gli italiani, ma raccontavo semplicemente la mia famiglia, con un po' di rimaneggiamenti drammaturgici fondamentali perché fosse intrattenimento e avesse una visione che è abbastanza anche nichilista comunque della famiglia, che evidentemente avevo bisogno di raccontare. Dopo di quello capisco che il pubblico che avevo esisteva ancora, quindi capisco che posso ancora fare questo mestiere come lo facevo fino a 7 anni mi compreso. Siccome il mondo del cinema non si è mai fermato, abbiamo avuto una forza reattiva molto forte, anzi, che ci ha uniti in un modo nuovo. Prima pensavamo che solo l'antagonista fosse il motore che ci guidava. Mi piace credere che il cinema, come punto di aggregazione, tornerà molto forte. I film più piccoli credo che avranno le piattaforme come approdo, però io penso che le sale ripartiranno dopo questo momento molto buio. Con film di un certo tipo, dovranno essere film un po' importanti, un po' fenomeno. Io ho sofferto moltissimo, mi è stato staccato un organo, perché mio fratello è nato quando io avevo 15 anni, ho avuto un rapporto con lui sinergico, gli ho fatto da padre, nonostante il nostro padre ci fosse e fosse ben presente. Questo rapporto così importante, che poi ha portato addirittura a scrivere un film insieme, a che lui lo interpretasse, che lui facesse poi un altro film con me, che era Ricordati di me, è stato un momento di grande complicità e di grande slancio. Però ci fu una cosa che noi ci dicemmo, che era questa, e non l'ho mai raccontata nemmeno a Gabriele. Io e mio fratello ci dicemmo: gli attori spesso, per vari motivi, perdono l'orientamento, perché è un mestiere molto complicato, sei soggetto al giudizio continuo. Facciamo un patto, che se uno dei due ad un certo punto perderà la lucidità, l'altro lo verrà a salvare. E io quel patto ho cercato di mantenerlo fino alla fine. Cioè, io ho fatto di tutto per recuperare Silvio e riportarlo vicino a me, fondamentalmente, perché vicino a me era il posto più sicuro dove lui avrebbe potuto essere. Lui ha rifiutato per motivi che sono onestamente oscuri. Si è allontanato da me, ma non solo da me, da tutti quelli che io conosco. Cioè, lui si è allontanato dalla mia famiglia, si è allontanato da tutti quelli con chi hanno lavorato con lui, e parlo di De Laurentiis, Verdone, Veronesi, si è allontanato dagli amici storici, tra cui c'era Matteo Rovere. Quindi c'è qualcosa che è successo, di cui tutti ci siamo interrogati per anni. Poi però si sviluppa realmente un anticorpo, che è quello della elaborazione del lutto. Quando si è morti realmente, forse l'elaborazione dura anche di meno, paradossalmente. Quando il morto è un vivente e non sai dove abita, è ancora più doloroso. Io però questo lutto l'ho elaborato al punto da non ammirare più, naturalmente, mio fratello, come ammiravo enormemente, da non stimarlo più, da non riconoscerlo più, perché non so più chi sia dopo 14 anni. E per cui fondamentalmente ho smesso da qualche anno di soffrire.
No, non sono scomodo, sono destabilizzante perché nessuno è riuscito a fare quello che io ho fatto. Questo dall'Ultimo Bacio. L'Ultimo Bacio fu un film di rottura assoluta. Da Germi in poi si era interrotta quella grammatica. Siamo un po' più verbosi, un po' più emotivi di altre culture e nei miei film questo però non ho mai cercato di attenuare. Cioè questo impeto, questo Sturm und Drang, questa voglia di rompere e di fuggire, e di urlare e di piangere, che è stato anche un motivo per pungolarmi da parte dei detrattori, perché ero troppo mucciniano appunto, è però il motivo per cui io ho fatto cinema, cioè ovvero manifestare le emozioni che io non sapevo implodere, non so ancora implodere, e portarle sullo schermo. E questo modo così emotivo di vivere ha incontrato un pubblico, perché evidentemente siamo tutti molto più simili e molto più mucciniani di quanto noi stessi immaginiamo. Quando ho visto l'altra sera quella magnifica serie che scene da matrimonio, in cui loro, dopo aver litigato, si menano come in nessun mio film si menano i protagonisti. E io ho detto, beh, vedi, i mucciniani sono anche Bergman. È l'animo umano che ha un istinto primario di sopraffazione che lo porta al conflitto. Il portafortuna è il fatto che io sia qui a potermi raccontare e a scoprire da solo. E io questo viaggio l'ho fatto, mi sento molto affine a un viaggio medico, perché in realtà non c'era la maga Circe, non c'erano i proci, ma c'erano ostilità, c'erano amici, c'erano finti amici, equivoci, incomprensioni, c'erano famiglie che scoppiavano, c'era di tutto dentro in questo fare il cinema. Quindi nel mettere in scena tutta questa emotività che mi ha accompagnato nella vita, io ho anche risolto i dolori e i nodi che si erano addensati, complicando anche spiritualmente il mio percorso. In qualche modo posso anche dire che il cinema mi ha salvato la vita. Mi piace avere un libro che raccolga questo momento in cui mi trovo, che è unico, e ho un senso di privilegio che sento di poter indossare, il privilegio di aver vissuto.